Here is Alessandra, who's going to ask me a few questions, and then she's going to see if you would like to ask anything, say anything. Bye. Che le domande saranno. Sono sicura che le domande saranno tantissime. Noi ringraziamo molto la signora Redler per essere qui. Ieri la signora Redler era a Roma per la giornata mondiale del rifugiato. Si è tenuta un'importantissima conferenza stampa. Alessandra? Forse un po' più di luce scovera, perché non c'è. Sì, appena. Adesso abbiamo un po' di luce. Ok, sapete bene. Ok, scusami. Niente, e dicevo che forse non è mai abbastanza l'attenzione che si dedica a questa tragedia umanitaria. Sono stati anche i numeri, no? Si è tornato a parlare dei numeri, quindi dimostrano una situazione gravissima. Lei da molto tempo si occupa di rifugiati, visita campi profughi, ha molto viaggiato, li ha incontrati, e lo vediamo anche in questo bellissimo documentario. Che cosa l'ha spinta a usare anche il cinema come strumento per denunciare questa tragedia? Vabbè, veramente, perché come ha detto Pierre, when it's the art, Pierre, ultimamente in un film, se la convinzione sui diritti dei profughi, dei rifugiati, se Europa butta via questa convenzione, sarà perso per sempre e tutti i guai, cioè la fine della democrazia, e noi saremo guai, riappariscono. Non si sente. È molto grave questa situazione, perché pochi sono che capiscono. Tanti hanno buon cuore e questo vuol dire molto. Questo vuol dire tutto. Però io mi ricordo del primo popolo che sono diventati rifugiati dopo gli ebrei. E gli ebrei hanno perso la vita in Auschwitz e tutti quei campi di sterminazione, di sterminio. Perché l'Inghilterra ha rifiutato le visite, perché in Francia era l'ex fascista. Ne parlo solo di nel mio paese, per esempio, in questo. Allora, il mio paese, cioè il governo, il responsabile per la morte di tanti ebrei. E adesso sono altri che soffrono. Chi sta vendendo le armi a tanti governi? Ultimamente abbiamo l'esempio di questa strana coalizione che è Saudi Arabia, che sta mettendo fine alla morte, alla vita di qualsiasi persona, qualsiasi bambino nel mondo. Vabbè, io penso che per me, Alessandro, lei mi ha chiesto cosa mi ha spinto. Il sapere da piccolo che la guerra è stata responsabile.
responsabile per la fuga disperata per la vita e la guerra che ho seguito sempre da quando non ho potuto capire. Ho seguito la storia, ho investigato la storia. E perché, mi ha chiesto, perché, come ho detto nel film, avevo 2 anni, stavo lì, fare pipì, eccetera, e intorno a me ce n'erano altri piccoli bambini. E non ho capito il perché, però stavano lì a guardarmi, io stavo lì a guardare loro. E lì per lì, un mezzo capito, che come noi, che siamo scappati in campagna, 30 chilometri, ovvio, 50 chilometri da Londra, e questi piccoli anche loro, evacuati da Londra, e il governo ha detto che ogni famiglia inglese doveva, fu obbligato a ricevere i rifugiati da Londra, di Londra. Non so, Alessandra, se non mi sono spiegato, ti prego, se non mi spiegato, se nessuno, perché non è che parlo tanto bene.